Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Mi raccomando, iscriviti al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi video e mettete mi piace se il video vi fa piacere. Detto questo, perché ho questo pattino bellissimo a quattro ruote, tutto carbonio, con un rotor effettivo, cioè ovviamente la prima e la quarta ruota sono più alte? Perché in realtà la Power Slide mi ha mandato, grazie a Gianluca, un pattino da provare, dovrebbe essere il futuro, quindi questo potrebbe rappresentare il top dei pattini del passato, quindi il freestyle classico, quattro ruote in linea. La Power mi ha presentato questo pattino che si chiama Tau ed è, se riesco a tirarlo fuori, ed eccolo a voi. Allora, caratteristiche, ha tre ruote invece 4, tutte le ultime due regolabili, quindi telaio Trinity. L'abbiamo già visto sul canale, questo famoso telaio. Questo è il pattino della Power Slide top di gamma da freestyle. Per analizzare le differenze fra questi due pattini, allora possiamo vedere che tutte e due hanno una suola in carbonio, ok? Nella Power Slide è tutta rivestita in pelle bicolore e il famoso telaio Trinity. Allora, il vantaggio di questo telaio è che il rocker lo possiamo scegliere sulla seconda e sulla terza ruota. Ora proviamo a rockerarlo anche insieme. Quindi, in questo lato qui, il rocker è effettivamente, le centrali sono più basse rispetto alle due ruote esterne, sono più alte invece. Questo per garantire questo gioco qui, quindi il pattern è più agile nei cambi di direzione. Nel freestyle è obbligatorio per fare comunque sia i conini. Invece con il Tau abbiamo la possibilità di far scendere sia la ruota centrale che la ruota posteriore per crearci un rocker personalizzato e anche differenzializzato dal pattino destro al pattino sinistro. Ci si potrebbe tecnicamente uscire il pattino dentro il piede. L'altro vantaggio che si può vedere qua, avendo il telaio montato sul sistema Trinity, dovrebbe essere molto più basso perché la prima ruota riesce a entrare bene all'interno della scarpetta. Questo dovrebbe essere un vantaggio. L'altra cosa che io dubito è questa famosa scarpetta che si può termoformare in forno o anche con un fono per modellare il pattino al proprio piede. Allora, questo qui come vedete è carbonio, quindi già di per sé mi sembra alquanto strano che il carbonio si modelli a caldo, quindi in realtà si può, si possa modellare soltanto l'imbottitura alta. Non lo so, qui proveremo a termoformarla e a vedere i vantaggi. L'altra cosa che invece mi sembra un po' strano è il cuff in plastica, non mi fa impazzire rispetto invece al cuff dell'SL che è tutto carbonio, quindi è molto più bello sia a vedere ma anche molto più rigido. Il carbonio è un materiale molto più nobile rispetto alla plastica ed è sicuramente anche migliore qualità come peso ma come resistenza anche e come rigidità del cuff. Beh, ora però basta parlare, vi faccio vedere come si fa a regolare questo pattino. Allora, è molto semplice il sistema di rocker. Come vedete, prendendo la chiave Torx, allentiamo. E qua è il trucco. Come vedete, l'asola non è un foro perfetto, ma grazie a questo pernio particolare, ok, io posso scegliere se in questo caso io proverò il rocker normale, quindi proverò semplicemente ad abbassare la ruota centrale, scusatemi, per avere un effetto bascula sul pattino per essere più agile. Quindi ok, come avete visto, così ho abbassato la ruota centrale, in questa maniera ho ottenuto l'effetto del rocker anche su questo pattino qui. Ovviamente posso farne di varie opzioni, perché posso abbassare anche l'altra ruota, quella posteriore, per avere un rocker solo sulla ruota davanti ed avere molto più stabile il posteriore, o viceversa posso invece abbassare il posteriore per avere un assetto più aggressivo, magari per andare più facilmente sulla punta. Questi sono i famosi vantaggi che dovrebbe dare questo telaio. Si può anche rockerare anche la prima ruota con dei piccoli sistemi. Quindi abbiamo visto i vantaggi principali del Tau e il vantaggio classico, quindi ovviamente questo pattino qui ha il vantaggio classico del rocker standard. Posso scegliere se andare
o usare queste due ruote o usare le due ruote posteriori. Non ho modo di fare rocker. Però un grande vantaggio qual è? Questo telaio è rockerato di fabbrica, quindi non ho nessun tipo di asura per rockerarlo. Questo è molto più rigido, è molto più facile che non si rompano nessuna boccola. Qui ci sta che mi si rompa questa boccolina qui, perché l'asura vada a fare gioco, io devo cambiare il telaio. Un vantaggio a questo pattino è sicuramente il prezzo, si trova sui 450-500 euro, invece questo pattino in questa conformazione costa 1000 euro. Però questo stesso pattino con il telaio in alluminio sta sulle 700 euro, è di più. Però non lo so, io se cercassi la perfezione vorrei avere il cuff in carbonio, vorrei avere, comunque se dovessi preparare una gara preferirei un allestimento del genere. Però chissà se averlo al piede non mi faccio cambiare idea. Comunque lo proveremo e vi farò sapere le mie esperienze. Ovviamente non sono un patinatore professionista a dire vado a preparare gare, quindi io comunque sia, per me sono tutte e due pattini di altissimo livello, e che vi do soltanto un'impressione oggettiva di quale pattino secondo me è più efficiente, se il sistema ancora tradizionale, quello vecchio, o se il freestyle moderno con il sistema tre ruote da 90. Ah già, una cosa che io do per scontato, ovviamente queste tre ruote sono a 90 mm, non sono da 110 o da 100. Beh ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi per vedere se Setao sono veramente il futuro. Grazie. Se Setao sono veramente il futuro o se invece ancora i quattro ruote sono vincenti. Alessia per esempio preferisce il quattro ruote rispetto a tre ruote, piccolo spoiler.